A Forlì, sua città natale, dell'antica chiesa di Santa Maria dei Servi, non rimane che il portale esterno, in pietra e laterizio, dai tipici caratteri del gotico padano. La chiesa ha subito notevoli trasformazioni nel 1645, fino a raggiungere lo stato attuale con gli interventi del 1750. L'interno seicentesco, fortemente contrastante con l'austera facciata in cotto, ha impianto basilicale a tre navate scandite da pilastri. La terza cappella a destra è la settecentesca cappella di San Pellegrino, ricca di marmi policromi e ori, progettata da Giuseppe Merenda. Dietro l'altare si conserva l'urna che accoglie il corpo di San Pellegrino. Attualmente l'Ordine dei Servi di Maria è presente nei cinque continenti e trae ancora oggi la sua ragion d'essere dalla sua primitiva spiritualità. L'Ordine dei Servi di Maria, sorto come espressione di vita evangelica e apostolica, oggi come in passato si impegna a testimoniare il Vangelo, in comunione fraterna e ad essere al servizio di Dio e dell'uomo, ispirandosi costantemente a Maria, madre e serva del Signore. Purtroppo, alla fine del mese di marzo, è mancato il compianto padre Bruno Castriccini. Un'altra vittima del contagio da coronavirus. Un sacerdote impegnato nelle attività dei ragazzi di San Pellegrino, sempre al fianco della sua comunità di Borgo San Paolo. Incurante delle difficoltà imposte dalle necessità dello spostamento sul tessuto urbano cittadino, divideva le sue cure tra la chiesa di San Pellegrino, la parrocchia di San Carlo e la basilica di Superga.